Immaginare il futuro. Una mostra ci racconta cosa c'era prima della fantascienza. Adriano Montebuzzetti. Per carità, non chiamatela fantascienza, roba da parvenu della letteratura, il termine inglese degli anni 20, quello italiano addirittura del 52, mentre l'arte di fantasticare sul domani è vecchia di secoli. A ricomporre in uno straordinario affresco d'insieme le mille storie del futuro immaginario attraverso le epoche, la mostra che a Cherasco ospita l'impressionante profusione di preziosi volumi, cimeli, memorabilia del conte Piero Gondolo della Riva, esperto e collezionista di fama internazionale delle opere di Jules Verne, passione col tempo estesa all'intero ventaglio della narrativa di anticipazione. È un insieme di documenti che vanno dai libri ai periodici, alle riviste, alle stampe, a 170 e più piatti antichi con il futuro immaginario rappresentato sui piatti, ai giochi del futuro, al cinema del futuro, alla musica del futuro, alle figurine, alle cartoline. Ingenuità e profezia si rincorrono in questo campionario di passati che immaginano futuri. Verne, ovviamente, ma anche il nostro Salgari, Wells, uno sguardo belle époque sul XX secolo e più oltre ancora, la Torino del 2073, la Parigi del 3000, il mondo del 5000. Navi e case volanti, automi, proteiformi veicoli che diventano aerei e sottomarini. In un presente non proprio sereno, questi condensati di antica fiducia nelle magnifiche sorti del genere umano sono un distillato di ottimismo dannata.